Colorati, vostri territorio con l'arte del mural. Colorate il vostro territorio, i vostri paesi con i murales. È l'idea che lancia Aldana Ferreira, giovane italo-argentina che in molti avranno scorto in questi giorni realizzare un grande murales sulla facciata di un fabbricato lungo la Pontebana proprio di fronte alla chiesa di Spresiano. Non una meta a caso, come spiega la giovane artista sudamericana. Sono venuta qui a Spresiano per le mie origini italiane e per la mia famiglia. I cugini abitano proprio a Spresiano e qui lei non nasconde che verrebbe a vivere volentieri e anche a lavorare. Sì, perché dipingere murales lo ha imparato all'università a Buenos Aires e ha già realizzato opere in diverse parti del mondo. Una forma di arte da strada vicino alla gente, dice. È molto importante che salga al pubblico e che sia accessibile alla gente che non conosce nada di arte, ni va a un museo, ni una galleria. E al stare nella via pubblica, hace che también sean partícipes los habitantes del lugar donde uno hace el muro. E a Spresiano, trattandosi di un edificio che si affaccia su un parco per bambini, ha scelto di realizzare un'esplosione di colori. Come sta la scuola in frente e hai un parcheggio con juegos per i bambini, ho pensato che era più bello per i bambini perché vedano più colori. A novembre l'aspetta una borsa di studio in Sicilia, poi chissà, forse proprio un ritorno nella Marca. E ai sindaci trevigiani lancia un'altra idea. Mi piacerebbe che Spresiano e Treviso diventasse come Civiana de Cadore, il paese dei murales.